Sono Federica Sansi, della Liscara Pedrigo, sono al primo mandato, questo è il primo consiglio. Ho ricevuto il documento programmatico con la proposta di cioè la presidente del presidente uscente Claudio Marfanti e ho trovato un programma generico, era già stato specificato che non poteva essere un plico di 280 pagine. Può esserci compreso tutto, ma anche niente. Io ho notato una cosa, la grande assente è la famiglia, non si parla da nessuna parte di sostegno alla famiglia, comunque di servizio alla famiglia. E credo che invece debba avere il suo giusto spazio, perché se è vero che Bologna è una città ai medi vecchi, ci sono comunque anche tante famiglie. Un'altra cosa che mi ha fatto un po' sorridere, e mi ricollego a una mia passata esperienza personale all'interno di un comitato che si occupa di due aziende inquinanti, via del Traghetto, la Valle Zabanna e la Coop Costruzioni, è proprio legata a un punto del programma dove si parla di continuare a denunciare alle autorità competenti quelle aziende che inquinano il territorio non rispettando le norme di legge in materia e continueremo il nostro impegno per la delocalizzazione delle attività industriali a rilevante impatto ambientale. Ora, a me risulta che in merito, ad esempio, alla delocalizzazione di Coop Costruzioni sia già anni che se ne parla. Mi risulta che sia anni che queste aziende sforano e mi chiedo se il lavoro fatto fino adesso sarà quello che verrà proseguito nei prossimi 5 anni, perché se così sarà è decisamente insufficiente e non nel rispetto della tutela della salute e dell'ambiente dove viviamo. Quindi che dire, avendo già avuto esperienza come cittadina, con il presidente Marfanti, non mi sento di sostenere la sua candidatura perché non ho avuto come cittadina un'esperienza positiva. Mi riallaccio al discorso della consigliera Rossella Giordano, dove parlava appunto di continuità, ma a me sembra un sistema molto feudale, quello di continuare per 15 anni con la stessa persona nel medesimo quartiere. Sarebbe, secondo me, interessante poter provare l'esperienza con altre persone. Potrebbe andare benissimo Peroni, come potrebbe andare benissimo qualsiasi altra persona. Non mi permetterei di suggerire persone non della maggioranza, perché se gli elettori hanno scelto comunque di dare la maggioranza al centro-sinistra, è giusto che sia il centro-sinistra a rappresentare questo quartiere. Non potendo i cittadini scegliere il loro presidente di quartiere, ma dovendolo fare i miei consiglieri, mi piacerebbe che venisse fatto in maniera democratica, non con un plebiscito della maggioranza, perché non credo che tra gli unici consiglieri della maggioranza che hanno proposto Mattanti siano, un pensiero mio personale, non credo che siano stati poi tutti magari così felici di dover sostenere questa candidatura. E mi piacerebbe che ci fossero i presupposti per poter cambiare. Si è parlato di dare maggiore importanza ai quartieri, il sindaco Del Bono questa sera era qui per attestare appunto l'importanza ai quartieri, si è parlato di trasformare i quartieri in piccole municipalità. A me piacerebbe che il Consiglio Comunale si potesse ritrattare lo Statuto Comunale, il regolamento sul decentramento per poter fare una proposta per le prossime elezioni, per poter dare modo ai cittadini di scegliere il loro presidente di quartiere, come viene scelto in maniera diretta il sindaco. Proprio perché andando incontro ad un discorso di municipalità, probabilmente è la scelta più democratica e più che i cittadini si sentono di dover fare. A questo punto mi viene da dire non sostengo la candidatura di Mattanti e passo la parola a chi ne ha bisogno. Mi sono stati consegnati a mano questi fogli con le bozze del consiglio di questa sera. Io sono rimasta abbastanza stupita del fatto che fosse già segnato, fosse già scritto, eletta la carica di Presidente del Consiglio Guardiano della Ville, Carlo Mattanti.
mancano solo, ci sono solamente i buchi dove inserire quanti voti favorevoli, contro o astensione. E visto che prima si è parlato di teatro, di colpi di scena, sono rimasta abbastanza, come dire, stupita da questo teatrino già preconfezionato, dove addirittura prima di commentare l'elezione già sui fogli si parla di chi sarà il presidente del quartiere. La mia intenzione era proprio di non partecipare a questo teatrino all'atto della votazione e di andarmene, perché lo trovo assolutamente privo di dignità partecipare ad una votazione di questo tipo. Poi ho visto questa sera che c'era la possibilità di cambiare le cose, poter fare delle proposte. Io ho letto il regolamento sul decentramento per capire se era possibile presentare la candidatura di un altro presidente di quartiere. Non ci sono date sul regolamento con scritto bisogna presentare una candidatura e un documento programmatico entro la quale poter presentare questa candidatura. Ho visto poi che il documento programmatico è protocollato, quindi ho detto probabilmente non si potrà andare in consiglio e fare una proposta perché dovrà essere protocollata, però il regolamento non è assolutamente chiaro, almeno per una persona che lo legge per la prima volta, non è minimamente chiaro. Quindi... Sou do povo, vim dizer para o senhor de onde vem esse meu canto esbraviado e falador. De vera digo que se não andar comigo, você vai correr perigo de ficar estupiado. Um caboclo malogrado vai ver de antemão a difamada moça psicodelia do sertão.